Anticipazione imposta al sole. Trama puntate 10-14 luglio 2017. Sandro scopre del bacio tra Claudio e Serena. Lunedì 10 luglio 2017. Nico e Ugo scoprono di aver perso l'ennesimo cliente. Lo studio Navarra è in difficoltà. Dennis decide di lasciare Napoli. Quando poi ripensa ai bei momenti trascorsi con Giulia, fa un passo indietro e decide di restare. Filippo ritorna a casa, completamente all'oscuro del subdolo rapporto che è nato tra Claudio e Serena. Roberto viene dimesso dall'ospedale e scopre che Marina ha lasciato Palazzo Palladini. Martedì 11 luglio 2017. Marina è pronta a cominciare una nuova vita insieme a Matteo. I due ignorano la pericolosità di Roberto, che potrebbe rovinare il loro idillio amoroso, senza pensarci due volte. Il legame tra Franco e Peppino sta diventando sempre più forte. Giulia cerca di convincere Dennis a fare la scelta più giusta per lui. Mercoledì 12 luglio 2017. Peppino sembra nascondere qualcosa di fosco. La madre di Claudio rivela a Sandro che suo figlio ha una fidanzata. Roberto, infuriato, fatica ad accettare la sua momentanea invalidità. Marina e Matteo fanno rosei i progetti per il futuro. Vittorio è ormai prossimo a superare l'esame orale di maturità. C'è qualcuno fortemente in ansia per lui. Giovedì 13 luglio 2017. Sandro intuisce che Claudio sta frequentando Serena e si trova nella scomoda posizione di dover decidere in fretta cosa fare. Silvia, navigando in rete, si imbatte in un contestatore e intuisce che potrebbe trattarsi di una persona a lei ben nota. Guido viene a conoscenza dell'esito dell'esame orale di Vittorio. Raffaele si imbatte in una sua vecchia conoscenza. Venerdì 14 luglio 2017. Giulia progetta di raggiungere Dennis nel suo nascondiglio a mare. Un giovane e inaspettato cliente si presenta allo studio di Nico e di Ugo. Serena, profondamente colpita dal dispiacere di Sandro, decide di recarsi da lui per parlargli di quanto accaduto con Claudio. Resta da capire quale sarà la reazione di Filippo quando scoprirà del tradimento della moglie. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.